Vorrei partire dal, diciamo, caso o scandalo, clamore che ha suscitato il ministro capo della Finlandia, Sanna Marin, per il suo comportamento in pubblico, diciamo un po', non dico così, ma nel senso che ha suscitato un po' di ripeto, un po' di scandalo perché si sarebbe un po' scatenato in un ballo, eccetera, eccetera, no? Tra amici, va bene. Partiamo da questo caso per dire un po' la nostra, no? Sul comportamento dei politici, soprattutto di chi ha una certa responsabilità, no? È un conto chi è sindaco in un piccolo paese, anche su quello possiamo dire la nostra, e invece no. Capo di una nazione, pensiamo a Mattarella, no? Che si comporta in un certo modo, forse noi, vabbè. Senza dimenticare che abbiamo avuto, no? Per 20 anni un ministro, no? Un ministro, un consiglio, una, come si chiama? Un presidente del consiglio che ne ha fatti di tutti i colori, che si chiama Berlusconi, oppure di un vice, no? Presidente che è Salvini, anche quello che hanno combinato pubblicamente in tutti i colori, vabbè. Però quello che vorrei dire è questo, siccome lo scandalo serve sempre per far riflettere, no? E lì le donne avrebbero detto, anche le finlandesi, meno male, i diritti della donna, eccetera, eccetera, vabbè, però non possiamo dimenticare che quando si ha un ruolo istituzionale, questo ruolo esige un certo rispetto, no? Una certa serietà. Ma non è perché bisogna essere bigotti a dire queste cose, ma un ruolo va rispettato, ma come si fa? No, ripeto, privatamente in casa ognuno, anche se è un presidente del consiglio, anche se è capo di una nazione, a casa può fare quello che vuole, no? Però girano i video, sei in un ambiente pubblico e non puoi comportarti così. Perché ha un ruolo da rispettare. E questo anche nel piccolo, quando io me la prendo per il sindaco di Santa Maria, perché è pubblico, no, che la sua vita privata, da come non è più vita privata se la metti in pubblico, no? E quindi ti vedono sempre come sindaco. Quindi anche nel tuo piccolo, pur essendo sindaco di un piccolo paese, no, che susciterà senz'altro meno clamore. Di quanto ha fatto così questo ministro capo della Finlandia, Sanna Marin, no? Scatenandosi in un ballo e non in un ballo, eccetera, eccetera. Ma sempre, anche nel piccolo, il ruolo del sindaco va rispettato quando sei in pubblico, no? Quando sei in pubblico. Quindi io lo dico alla Maria, che veramente dobbiamo tornare a una certa serietà. Una volta penso che, non lo so, era quasi sacro un ruolo, no? E questo è un ragionamento che possiamo fare anche di qualsiasi che abbia una certa responsabilità, anche dei preti o non preti, anche del Papa o non Papa, eh? Ecco, quando il Papa, quel polacco come si chiama, non ricordo più, no? Giovanni, no, cosa era Giovanni Paolo II? Era andato a sciare e io mi ero un po' non scandalizzato, ho detto ma cavolo, non si può, avevo mi pare fatto la piscina privata lì, d'accordo, privata o non privata, ma un papa lo vedo anche abbastanza, dovrebbe essere, no, come diciamo noi, no, un po' anche essenziale in tutto, poveri, vabbè, e anche lui ha diritto, e ho capito, ma la gente cosa dice? Tu sei un papa, no? E quindi anche il tuo ruolo non ti permette di comportarti in un certo modo. I tuoi diritti, secondo me, vengono meno, almeno alcuni diritti vengono meno, in confronto ai tuoi doveri di essere capo di una chiesa, di essere responsabile capo di una nazione. Ma smettiamo di dire i diritti della donna o i diritti di qui, i diritti di là. Ma chi li nega? Ma c'è un ruolo importante, la serietà. Io vedo, quando l'ho vista anche questa diciamo, signora, no? Finlandese, ministro capo, no?
La prima volta veramente mi era piaciuto moltissimo per la sua così, abbiamo anche parlato, no? Insomma, dei cose. Poi appare una foto con sui pantaloncini, ho detto, ma non è che mi scandalizzo, ho detto, ma vai in giro in pubblico così, ma sei una... Dico, vabbè, può darsi che domani faranno anche di peggio, andranno in giro anche in bikini, e va bene, un domani faranno anche quello. Io forse sono un po' l'antica, nel senso che il ruolo va rispettato, è una carica, la serietà. Abbiamo visto Draghi qui in Italia, la compostezza, la dignità, no? Di un uomo che insomma... Nel suo campo era potente anche quando era responsabile, no? Come si chiama, della banca lì, quello che è. Ma poi, beh, mai visto delle foto, non so io, E certo, non dobbiamo insegnare ai finlandesi, per l'amor del cielo, perché in casa nostra abbiamo visto, ripeto, di tutti i colori con Berlusconi, che ne ha fatti di tutti i colori, oscenamente, oscenamente, no? E per non parlare di Salvini e altri e altri. Però Infatti. è capitato questo caso, tiriamo fuori per dire anche la nostra che un ruolo va rispettato, c'è un decoro, ma la gente ha bisogno ancora di recuperare questi valori. È come un insegnante, anche l'insegnante. Io una volta mi ricordo che ero lì a Sesto San Giovanni, siccome abitavo su un primo piano, ho guardato giù per caso, ho visto una fila di bambini, no, dalla scuola. E davanti alla maestra in minigonna, ma insomma, giovani, diciamo molto in minigonna. Ma non è, dico, ma tu sei un insegnante in quel momento lì, sei come, poi tu vai a casa, va bene, quel caso lì puoi fare quello che vuoi. Ma quando tu svolgi quel compito lì che sei insegnante a scuola, ma come fai? Anche negli uffici pubblici, ci vuole una dignità anche nel vestito. Ci vuole una dignità, perché? Perché tu in quel momento hai un certo ruolo, un rispetto, rispetto di tutti. Ridi, ma è così, no? Perché ti sembra quasi che di ragionare da bicocco quando io non lo sono, no? No, era Però, proprio tu, ecco. no. Però infatti è un argomento comunque piuttosto scottante questo, perché ultimamente si ricopre un ruolo, ma si vuole fare del ruolo quello, forse quello che si vuole. Cioè, si ricopre un ruolo, però lo faccio facendo quello che sta bene a me, no? Nel senso, forse non c'è più neanche quel grande rispetto verso determinati ruoli. Infatti, se noti, forse tutto sta proprio andando giù a picco, perché forse non c'è neanche più proprio quella serietà. E non lo so, credo anche che ne avevamo parlato, avevamo fatto un video, La sobrietà dimenticata, quello di Dionigi Tettamanzi. E è chiaro che quando ricopri appunto un ruolo, ma inevitabilmente devi dare tutto te stesso e sapere anche che devi togliere determinate cose, cioè se per 5 anni non vado a ballare, fa niente, non è che muoio. O se per 5 anni mi devo presentare decorosamente, non è che invecchio prima, non so neanche Ma come dire. poi Poi, l'hai scelto tu questo, non è che te esatto. l'hanno È imposto, quello, no? esatto, Quindi e sei tu che hai voluto scegli anche di fare certi sacrifici, di rinunciare a certe esatto, e cose, soprattutto la gente ha no? dato fiducia a te e tu come mancare anche di Poi anche un rispetto di rispetto. tutti, perché Eh c'è anche quella sì. persona che si scandalizza, quella persona di no. Però è come anche qui, non è che io adesso allargo il discorso uscendo di tema, ma io ho sempre detto, quando uno diventa sindaco, faccio un esempio così, no? E come del resto mettiamo Mattarella che è presidente della Repubblica, lui
non deve più parteggiare. Lui, non so, mettiamo che del PD, non del PD, oppure di sinistra o di destra. Lui, quel momento lì, deve rispettare tutti gli italiani. Lui, non dico che deve stracciare la tessera, no? Può anche metterla nel cassetto. Ma lui in quel momento lì non può più parteggiare per il suo partito. Quando io vedo, quando ho visto, soprattutto i leghisti, che erano ministri o no, con il fazzolettino verde dentro, io volevo andare là a prendere la sberle. Perché in quel momento lì tu devi rispettare tutti. Un sindaco non deve più dire io sono di destra, io sono di sinistra. Tu sei sindaco di tutti in quel momento. Non può più partecipare alle attività del tuo partito. Quando ci sono le feste, tu non decidi di andare. Oppure vai, vai a tutte le feste. No? E perché? Perché è così. Perché tu ti devi svestire della tua ideologia, del tuo partito, perché tu rappresenti tutti. È così anche in altro campo. Tu sei, devi rispettare tutti, no? E quindi questa è per me la forza anche di alcuni valori, di rispettare il ruolo e sapendo che io sono a capo di una nazione, rispetto tutti. Credenti o non credenti. E non devi dire che, faccio l'esempio, tu non devi dire pubblicamente che tu sei ateo o tu sei credente, tu devi dire niente. Tu non devi parteggiare per niente, perché in quel momento lì che Mattarella vada a messa, è chiaro che va a messa, va privatamente e va a messa, ma non lo mette così in, no? In esposizione a tutti. E poi magari succederà che Berlusconi non è mai andato a messa, fa la comunione che non poteva neanche farlo, ma questo è un altro discorso, no? Ma in quel momento lì tu rappresenti tutti, dei credenti o non credenti, cattolici o non cattolici, no? E di destra e di sinistra, in quel momento lì, cioè quando tu svolgi quel compito, ti devi spogliare di tutto. Tu sei il presidente di tutti e non può più essere di parte. Poi, finito il tuo mandato, ritorna come prima, ti riprende la tua tessera, no? Di sinistra o di destra, e vai ancora a fare la pubblicità o a fare la propaganda del tuo partito. Ma in quel momento lì, no, quando tu sei in carica. Tu non devi dire che sei di destra o di sinistra, anche se lo sanno che tu sei di destra o di sinistra. Non devi partecipare. Una volta io, quando ero a Monte, ho visto un vice sindaco, un leghista, che è andato lì al gazebo dei leghisti. Ho detto, tu non devi andare, perché tu sei un vice sindaco di tutti. Oh, ma io sono un leghista. No, in quel momento lì tu non sei più leghista. Qualcuno non mi capirà. Ma è così. È difficile che magari si capisca. È difficile far capire, esatto. Perché siamo un pochettino anche e poi perché con siamo la testa chiusa, non aperta. È anche questo il problema. Poi dopo tu prendi e tu senti dire anche delle donne lì finlandesi, ecco finalmente una donna, un presidente che si è... Ma non è così, non è così. Siamo sempre sul cosa piano... c'entra i diritti o non diritti delle donne, che c'entra proprio niente. Secondo me, siccome la donna è caduta così in basso, è diventata così anche oggetto, non si fa altro che alimentare questa tendenza. Quindi nel momento in cui una, ma tra l'altro giovane, bella, con anche intelligente, più si fa anche... ha perso stile, diciamo, esatto. È caduto di stile. Anche perché basta, chiuso. Credo che sia anche bello vedere. Allora, io rinuncio a quello che magari facevo prima perché credo in quello che adesso è il mio ruolo, quindi lascio tutto. E così è un po' anche la vita. Il cammino mistico, il cammino spirituale, quindi lascio tutto quello per... Quello che vorrei dire, per amore del cielo, e diciamolo chiaramente, perché io come italiano non posso andare a insegnare i finlandesi, perché qui ne abbiamo viste di tutti i colori, con un Berlusconi che era combinato di tutti i colori. E le sue donne, mica donne, quando lui addirittura negli ambienti istituzionali ha fatto questo. Una vergogna, un'oscenità, che veramente io stavo male, no? E quindi non andiamo a insegnare agli altri. Però io ho preso questo caso per dire anche, facendo un discorso, allargando un discorso, anche perché abbiamo qui vicino, ho qui vicino un sindaco che nel suo piccolo, anche lui sbaglia.
espone lì e tutto in pubblico, ma tu la tua gloria te la tieni. Ma quando sei in pubblico tutti vedono come si rispetta il tuo ruolo di sindaco. Chiuso, chiuso, hai capito sì o no? Hai capito sì o no? E come te lo devo insegnare? No, tanto tu non capisci. E vai ancora come prima, peggio di prima. La bellezza anche... Ma questo gli dico io sto male. La bellezza anche, ma credo proprio la forza e la serietà anche di un Mario Draghi che non aveva e non ha i social. In questo mondo che è stato completamente... Ma dovrebbe essere così. Esatto. Dovrebbe, un sindaco dovrebbe togliere la sua pagina Facebook, che è sindaco. Sì. Adesso io non faccio mica paragone con Mario Draghi, ma anche il nostro sindaco della Valletta Brianza, mai visto una volta avere uno cadere di stile nel suo comportamento privato, mai. E allora vedi, anche nel piccolo si può essere, ma c'è una differenza enorme tra loro e il ferro, tra il sindaco della Valletta Brianza e il sindaco di Santa Maria come stile, non c'è da paragonare. E poi ognuno c'è il suo carattere, c'è il suo modo di fare, per amor del cielo, questo fa parte della nostra umanità, no? Ecco, ma lo stile che conta è lo stile. Stile intendo dire proprio rispettare il tuo ruolo. Va bene, chiuso.